Questo è il macero delle pellicole. Qui muoiono i film. Veramente sarebbe più esatto dire li uccidono. Pochi sanno che dopo una rapidissima carriera di successi o di insuccessi, una fine inesorabile attende tutte le pellicole cinematografiche. La celluloide e i sali d'argento che le compongono sono materie troppo preziose per non essere recuperate. Occorre lavorarle con estrema precauzione perché la celluloide è infiammabilissima, brucia come un esplosivo. Qui le opere del cinema si valutano a peso. Un bagno tiepido separa la gelatina, che con i sali d'argento formava l'immagine fotografica, dal suo supporto di celluloide. E il prezioso nastro, una volta contesissimo dalle sale di proiezione, esce candido e trasparente dal lavaggio. Bastano pochi minuti per distruggere il lavoro di mesi, talvolta di anni, che costò milioni, fatica e ingegno. Così sono scomparse per sempre opere che magari oggi ameremmo rivedere. Anche col cinema gli uomini scrivono la loro storia. Purtroppo il cinema non dura. Se ne perde in poco tempo persino il ricordo. Ecco che arriva al macero un altro carico di film.